esca come vincitore di questa eliminatoria tra Barça e Liverpool, e sarà molto facile per loro vincere la finale del giorno 1 di giugno al Wanda, che è la mia opinione. Ma per loro, quando dici loro, intendi chi? Il Liverpool. Tra noi e il Liverpool, chi esca come vincitore di questa eliminatoria, io penso che avrà molta superiorità per l'altra parte del quadro. Perché? Perché si vince, si dall'altra parte vince il Tottenham, evidentemente non hanno storia, non hanno questa qualificazione, penso io, e si invece vince il Liverpool, succede una cosa simile, sì che hanno la qualificazione, però sono una squadra giovane e inesperta. Secondo me, che più o meno ho studiato da molti anni fa come funziona questa competizione, arrivare in finale e avere i galloni come squadra vincente, che siamo tra noi e il Liverpool, tra noi due siamo due squadre vincenti, tra noi e loro, e chi arriva in finale penso io che sarà il campione, soltanto per la capacità e per l'esperienza. Una squadra come l'Ajax, sinceramente, sì, lo so che giocano molto bene, però arrivare in una finale è molto difficile, e soprattutto vincere. Penso che per quei giocatori giovani dell'Ajax, non lo so, magari sbaglio, non lo so, però sì che sono grandissimi giocatori, però non sono quel Ajax del 95, neanche l'Ajax dell'anno 73, secondo me, è la mia opinione, ok? Grazie. Pietro, invece, secondo te? Anch'io sono d'accordo con Joachim che la finale anticipata è la lotta che faceva Liverpool, perché siamo le squadre, diciamo, europee, diciamo, più attrezzate, diciamo, d'Europa, con grande esperienza per poter arrivare fino in fondo a questa competizione. Sarà una grossissima sfida, sarà molto dura, però arrivata a questo punto bisogna arrivare, secondo me bisogna arrivare a meta. Sarà dura, però abbiamo tutte le armi per poter anche battere il Liverpool. Sarà dura, perché è una partita veramente dura, però su 180 minuti secondo me ci possono trovare le forze per battere anche questa grossissima squadra. Secondo me ad Anfield sarà veramente una boccia, perché quello stadio lì è veramente, trasmette secondo me tante emozioni, diciamo, soprattutto quando gioca lì le policate. Però secondo me possiamo farci, non dobbiamo avere paura, e dobbiamo giocare come sappiamo, cattiveria come abbiamo giocato le partite con Vecchio. Sì. Senti, Gioachine, ma concordo pienamente con quello che hai detto. Ragione, sono d'accordo. Senti, tornando alla partita col Manchester United, insomma, il Leo sta in una situazione, insomma, proprio nella parte migliore della stagione. Pensi che sia sempre lui, o anche ovviamente il gioco del Barça? Perché noi non ci dimentichiamo che il Barça ha fatto sostanzialmente, ha fatto i primi due gol recuperando sempre la palla, tranne i primi 5 minuti il resto ha comandato sempre il gioco. Pensi che il Leo quest'anno è aiutato più da un gioco di squadra negli altri anni? Sì, evidentemente. Io precisamente oggi scrivevo che Leo sta cercando quest'anno il suo numero 6,
la Champions numero 6 del Barça, il suo pallone d'oro numero 6, dobbiamo dirlo questo con tutte le lettere, il suo pallone d'oro numero 6 e la sua scarpa d'oro numero 6 pure. Lo sta cercando, si vede chiarissimamente che sta cercando, soprattutto ricorda quell'intento di remate alla rovesciata, la cilena, alla rovesciata che ha fatto contro la cilena. Cilena, che questo si vede chiaramente che sta cercando il di tutti i rappresentanti che votano per il Ballon d'Or. Io penso sinceramente che se questo anno Leo non vince il pallone d'oro, è meglio, questo trofeo dovrebbe essere distrutto, no? Perché si sta segnando 6 gol in più al secondo classificato per la scarpa d'oro. 6 gol in più, che si dice molto veloce, però il secondo classificato è un bambino chiamato Kylian, non vuole dire niente in più, ok? 6 gol sopra il secondo, sta avendo tutto il peso della squadra sulle sue spalle, okay? Sta segnando gol di calcio di punizione praticamente in tutte le partite, che questo mi sembra che porta quest'anno 6-7 gol di calcio di punizione. Questo è difficilissimo per un calciatore inattivo. Porta, mi sembra che 33 gol in Liga con 32 anni, ok? Cosa ne altro? Tantissime cose. E soprattutto il suo grande rivale per l'acquisto del pallone d'oro, che si chiama, e tutti lo sappiamo, si chiama Florentino Perez, non è interessato quest'anno in vincerla, perché sarebbe ridicolo che qualsiasi dicesse che un giocatore del Real Madrid fosse capace di vincere quest'anno il Ballon d'Or. Chi potrebbe essere? L'anno scorso fu Luca Modric, ma quest'anno dimmi tu un giocatore del Real Madrid che sia capace. Chi? Sergio Ramos? Non c'è un altro. Allora veramente penso che quest'anno il Ballon d'Or sarà un'altra volta un trofeo assolutamente neutro, non ci sarà nessuna intervenzione di Florentino Perez. Per questo motivo il Ballon d'Or tornerà a essere un trofeo normale come era prima. Per logica, Leo vincerà quest'anno 2019 e tornerà a vincere il suo sesto Ballon d'Or, ok? Leo è come diciamo on fire in tutti i sensi in tutti i sensi della parola, è on fire. Si mette la squadra alle spalle, ti segna i calci di punizione, ti segna i momenti chiavi, come l'altro giorno contro il Manchester, ti ha segnato un gol, una rete veramente che tu dicevi lo deve segnare lui, e chi l'ha segnato? Lui. Io direi se quest'anno non lo vince il sesto Ballon d'Or, dimmi tu chi altro lo può vincere. Non lo so, dimmi Alberto. Joaquín, io sono dell'idea che ci dovrebbero essere, sì, 4 pallone d'oro, uno per gli attaccanti, uno, sì, per i centrocampisti, uno, sì, per il difensore e uno per il portiere, sì, perché se no sempre, sì, il pallone d'oro lo vince un attaccante e gli altri, non contano niente. Sì, hai ragione, io invece ne ho un'altra idea, che il trofeo FIFA Ballon d'Or dovrebbe cambiare nome e dovrebbe chiamarsi per l'eternità, dovrei chiamarsi trofeo Leo Messi, basta. No, non vorrei aggiungere niente. Sì. È vero o non è vero? Sì, dovrei aver vinto dall'anno 2007, dal 2007 fino all'anno 2019 dovrebbe aver vinto lui 12 Ballon d'Or in fila, secondo me, la mia umile opinione, però questione di marketing, questione di non lo so cosa dire, hanno fatto che giocatori come Luka Modric
che non passerà alla storia neanche nel numero 100 dei giocatori più importanti della storia del calcio, non sarà neanche nel numero 100, abbia vinto l'anno scorso un Ballon d'Or che veramente è schifoso. E per quanto quella giocatrice portoghesa, non vorrei aggiungere niente di più. Okay. Ha avuto il suo grande successo giocando nella Juve, che ha una squadra italiana che ha acquistato una giocatrice di calcio a 5, l'ha acquistato per fare lo stesso che ha fatto l'anno scorso. Okay? Esatto. Complimenti Juventus. Complimenti. Juventus. Hanno spento 100 milioni in una grande operazione di marketing per fare lo stesso risultato che avrebbero fatto senza acquistare a questa giocatrice portoghese. Perché tutti sappiamo che nel calcio italiano la Juventus avrebbe vinto lo stesso scudetto con la Ronaldo che senza la Ronaldo. Comunque non lo so perché hanno spento 100 milioni per fare lo stesso ridicolo che fanno ogni anno in Europa. Okay? Joaquín, qua è il giornale della Repubblica. Parla oggi di divorzio in anticipo. L'eliminazione della Champions ha lasciato per terra la morale del nostro caro amico CR7. E allora dice che è più probabile che non finisca il contratto che c'ha con la Juve, che andrebbe sicuramente in Inghilterra. Ah sì, vabbè, vedremo. Ah, sì? Adesso si chiama Morale. Io pensavo che si chiamava conto bancario. Adesso si chiama conto bancario. Come hai detto che si chiamava Morale? Morale questo giocatore. Vabbè, io pensavo che sì. No. Così che vediamo che succede. Sì. Con il caro amico di Morgante. Sì. Dimmi Pietro. Adesso va a Parigi a vincere la Champions. Con Neymar. Due grandi fracassati. Sì. Attacco. Neymar, Cristiana, Mbappé, Cavani, sì. Chi mettiamo in panchina? Cavani. Vabbè. No. Sarà un grande successo segnare 5 gol al Gingamp, 3 al Rennes e 4 al Charleroi, all'Auxerre. Sì, grande successo quello di Cristiano, ok? Il suo conto bancario continuerà crescendo esattamente. Allora ovviamente anche qui ci troviamo a commentare l'ennesima, con Joaquín e con Pietro, l'ennesima alto prezzo per una trasferta del Barça. 119 euro il biglietto per Anfield Road, 119 euro il biglietto per i tifosi del Liverpool a Camp Nou. Ormai Joaquín, non c'è più speranze che possiamo tornare alla normalità. Io te l'avevo detto l'altro giorno, il Liverpool non è una squadra di calcio come noi, pure come il Manchester. Il Liverpool appartiene a una società, un fondo di investimento americano. Comunque a loro chi ne frega il calcio. Sì, però loro dicono che è colpa del Barça. Sì. E loro dicono che è colpa del Barça. Sì, ovviamente io penso pure che questo hanno ragione. Il Barça fa puramente lo stesso, sta funzionando
come una società per azione, non sta funzionando come una, come una